Intanto posso che unirmi nei ringraziamenti di quanti hanno lavorato a questi due bellissimi strumenti che sono sicuramente parte integrante di un percorso, spero più ampio, che partirà breve. Il ringraziamento non può essere, non esteso ovviamente al sindaco che ha pensato a questa attività e a Francesca Meloni di averla realizzata con la sua solita capacità organizzativa in toto. Non vi nego neanche un po' di emozione quest'oggi, per me è tornare un po' a Frascati. Io sono nato a Frascati, ho vissuto per anni a Frascati, in due momenti diversi della mia vita, per cui in qualche misura sento questa collaborazione come un debito rispetto a una realtà appunto così importante per il mio percorso formativo. Come Università di Roma Tor Vergata, noi ci siamo posti un obiettivo importante, che è quello che credo non sia così lontano da quello che Frascati si pone per altri pensi, cioè quello di essere relazionale con il contesto nel quale si vive, non una cosa così complessa, si detta, ma poi in realtà molto pratico non è così facile. Io, sfogliando velocemente questa guida, purtroppo l'ho vista solo ora, e anche il calendario, mi rendo conto che questo calendario, se lo prendesse in mano qualsiasi turista in qualsiasi parte del mondo, sfogliandolo e non vedendo un'indicazione di carattere geografico, se vogliamo, in qualche misura, potrebbe tranquillamente dire: beh, siamo sul Montagnate in Val d'Orcia, questa neve è questa, oppure siamo nella Valle dei Chianti perché c'è un vigneto con queste caratteristiche, oppure siamo, scorrendo, escono fuori tutta una serie di altre cose, no? Il problema è che siamo noi che non siamo in grado di dire e di imporre in qualche misura a livello turistico questa tipologia di prodotti rispetto a altre tipologie di prodotti note in tutto il mondo e che hanno fatto la fortuna di quei territori. Questo in qualche misura deve finire, nel senso che è fondamentale partire e ripartire sicuramente da un contesto fatto di storia, cultura e bellezza, per ridefinire un contesto fatto di paesaggio, di caratteristiche, di colori, di sapori, per arrivare a un tessuto che è un tessuto culturale, prima che un tessuto produttivo, fortemente orientato e noto in alcune parti del mondo, ma che oggi ha bisogno di un nuovo posizionamento sul mercato. E il posizionamento sul mercato è cosa assai complessa, poiché oggi come oggi non esiste più un posizionamento sul mercato se non ha dietro un territorio relazionale vero. Non può nascere un contesto e avere una continuità di tipo produttivo, una riconoscibilità di tipo produttivo, se geograficamente questo territorio non è posseduto dai propri cittadini come tale, non è parte integrante di un'identità, di un contesto, non è elemento relazionale di una cultura, di un contesto. Tutto questo naturalmente è molto difficile da creare, tutto questo si può dare significato solo se tutto questo lo si ha a tutti i livelli istituzionali. Se oggi ci relazioniamo con un cittadino della Val d'Orcia, si unisce. Ci relazioniamo con lui già dalla sua nascita, il figlio o chiunque aspiri a vivere in quel contesto, sa perfettamente che deve respirare e far vivere quel contesto come tale, in tutti i suoi momenti della vita. Quindi c'è bisogno oggi di una modalità differente, il turismo è una cosa molto seria sotto questo punto di vista, ha bisogno di riprendere tutte le sezioni del tessuto produttivo di un contesto rilevante come questo e dare un chiaro posizionamento all'esterno. Far capire che si può fare un'operazione di questo tipo, che ha sicuramente una dimensione di marketing, che ha tutta una serie di aspetti di carattere anche pluridisciplinare molto rilevanti, ma che in primo luogo ha una funzione forte di riorganizzazione del tessuto culturale di un contesto. Che altro non significa, l'atto pratico, che riconoscerci tutti in un progetto comune che vedrà poi dei vantaggi sostanziali per tutti i livelli della cittadinanza. Questo, ripeto, non è dato banale, però per quel poco che ho potuto vedere in alcuni mesi di implementazione con Francesca e con gli elementi con i quali sono venuto in relazione, molto c'è già. Non dobbiamo commettere quegli errori di resettare alcune cose che esistono positive per alcuni contesti, cose che vengono a volte malauguratamente a tempo, no? Dobbiamo però far capire a quel punto che c'è già che operare insieme in una logica comune rispetto a una prospettiva che può essere quella di ottenere un marchio, tutto quello che vogliamo, ma di avere un posizionamento chiaro rispetto all'esterno, è un valore aggiunto. Perché se all'inizio tutto questo porterà un vantaggio produttivo per piccoli momenti storici o comunque una difficoltà di posizionamento ulteriore, perché a volte bisogna anche fare un piccolo passo indietro per farlo andare avanti,
è evidente che se l'obiettivo è quello poi dopo di dare una riconoscibilità vera a questo contesto paesaggistico, ambientale, culturale, che si distingua fortemente e si caratterizzi fortemente rispetto a un contesto chiaramente che quello romano, che ha poi una dimensione anche di essere molto invasivo sotto questo punto di vista. Io spesso anche guardando dato albergato alcuni aspetti di sviluppo anche edilizio di quello che capita in Roma Sud, da Roma Sud fino ad arrivare a Frascati, vedo che Frascati stessa è in qualche misura un elemento produttivo che sta fortemente e giustamente producendo sui contesti da un'avanzata spaventosa di Roma rispetto a queste aree. Non di area verde, le aree di polmone verde tra Roma Sud in espansione, Frascati stessa è proprio l'università che mantiene in qualche misura un territorio molto rilevante. L'altra parte molto importante che Roma ancora non vive sotto questo punto di vista sono appunto le prime propagine dei castelli romani. Frascati è baluardo sotto questo punto di vista. Credo che oggi abbia seriamente l'esigenza di riconsiderare in qualche misura la propria posizione sotto questo turistico, poiché se sotto il profilo della logistica di tanti aspetti è un luogo privilegiato rispetto a molte altre dei castelli romani, è anche vero che per altri versi ormai superato anche delle fasi rilevanti sotto quello produttivo. È inevitabile, non si può non notare la qualità delle produzioni vitivinicole o artigianali in questi contesti. Come non si può non notare la qualità ambientale che si vive in questi contesti rispetto a tanti altri contesti relazionali e non lontani da qui, ma degli stessi castelli romani. Allora tutto questo non vive bene se vive singolarmente. Ha bisogno di una guida comune verso la quale andare, ha bisogno di inserirsi in un tessuto, in un flusso. E questo flusso deve avere, peraltro, verso degli interlocutori, tanto locali quanto europei. Sicuramente il posizionamento da Londra di queste cose ha una logica profondamente differente, ma molto interessante nel modo di vedere. Deve vivere in una condizione comune che dia una ulteriore credibilità a un progetto di questa natura. Deve vivere un processo dentro il quale diverse sezioni della cittadinanza si sentano partecipi di questa prospettiva. Tutto questo lo si può fare, in tanti contesti diversi lo si è fatto, e soprattutto lo si può fare, lo si deve fare in una nuova dimensione che l'Europa ci sta ponendo. Come italiani, in primo luogo, noi ci rendiamo sempre più conto che i piccoli, medi centri hanno un grande valore, ove siano in grado di trasformare e far capire qual è il valore sostanziale che mettono in rete rispetto alla creazione europea. Altrimenti si rischia di essere profondamente schiacciati, di essere azzerati, di dare un messaggio confuso all'esterno che non percepisce e non recepisce quel giusto dettaglio di relazione. Esistono metodologie per fare tutto questo, noi siamo pronti a metterle in campo, stiamo operando in questa direzione, cercheremo attraverso incontri sostanziali con sezioni della cittadinanza che operano su settori specifici che abbiamo già messo in campo per molti versi. Sarà fondamentale in tutto questo anche quello che diceva Francesca all'inizio, anche il sindaco, il grande entusiasmo che si respira agli albori di un percorso difficile, articolato, che avrà tante difficoltà sostanziali, ma che può portare naturalmente a un vero nuovo posizionamento sul mercato per un turismo che non può che essere un turismo di qualità rispetto a Frascati. I numeri spesso non sono lo specchio della qualità delle cose che si realizzano, allora forse operare nella direzione dove le cose insieme si possono tenere ma si dà un quadro chiaro di quello che si può fare come attività culturali, come elementi culturali in questo contesto può essere un elemento determinante per il successo e anche per creare, mi viene a dire, dei posti di lavoro, delle attenzioni da parte dei cittadini, dei giovani cittadini che in questi settori debbono trovare un loro futuro lavorativo. Questo è un dato sostanziale, questo, e chiudo perché capisco che i tempi sono molto stretti, in questo l'agricoltura o il turismo rurale rispetto alla cultura e rispetto al turismo in senso assoluto non sono elementi così distanti tra loro. Sono facce di una medaglia comune che possono operare insieme se si naviga su un discorso chiaro e si ha un obiettivo condiviso. Per cui vi ringrazio di questa occasione e sarò ben lieto di poter contribuire a questo futuro. Grazie.